arrivo della pandemia e le relative restrizioni, gran parte delle attività che prima riuscivamo ad organizzare non possiamo più farle. Però abbiamo ideato i progetti Lettere per rincuorare e Disegni per rincuorare. Lo scopo di questi progetti è quello di accorciare le distanze e ridurre l'isolamento sociale per le persone che con le restrizioni anti-Covid si trovano ancora più sole, le persone ospiti delle case di riposo. E essendo un'associazione locale, pensavamo di ricevere contributi da parte di persone della zona, ma ben presto sono arrivati disegni e sono arrivate lettere da persone che abitano lontano e per questo motivo abbiamo capito l'importanza e la potenza del volontariato a distanza. Un'altra cosa che è accaduta è stata che dopo un po' anche i destinatari del progetto, cioè gli ospiti delle case di riposo, hanno iniziato a rispondere, a mandarci delle risposte e quindi abbiamo capito che avevamo raggiunto il nostro obiettivo di diminuire l'isolamento. È bello ricordare anche in questi momenti di pandemia che chiunque può fare qualcosa per cambiare la giornata di qualcun altro.